Firmata oggi la carta di partenariato per il progetto internazionale Pelagos per la tutela del santuario dei cetacei. Nella sede del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano c'erano i rappresentanti di Regione, Provincia, Ministero dell'Ambiente e dei Comuni dell'Arcipelago aderenti insieme a Piombino, che ha condiviso con l'Elba e Capraia la firma del documento. Presente dunque tutto il mondo istituzionale con le forze dell'ordine, Capitaneria di Porto, Finanza di Mare e naturalmente il presidente del Parco Nazionale Giampiero Sammuri, soddisfatto per il raggiungimento di questo obiettivo. Io sono molto soddisfatto di come sono andate le cose, intanto perché c'è stato un bel clima e poi perché l'evento è veramente importante. Tutelare i cetacei in questo tratto di mare è sicuramente una cosa importantissima che coinvolge un livello internazionale e ho visto grande partecipazione anche emotiva e sensibilità. Soddisfazione è stata espressa anche dai sindaci dei comuni albani che hanno firmato uno dopo l'altro il prezioso documento. Valutazione più che positiva è giunta anche dal Ministero dell'Ambiente. Per il dottor Paolo Galoppini, che ha seguito l'iniziativa, si è trattato di un grande risultato. Rispetto alle previsioni che facevamo 5 mesi fa all'inizio della campagna di promozione della Carta di Partenariato, abbiamo raggiunto un elevato numero di comuni e soprattutto concentrati in un'area che è quella della provincia di Livorno, in particolare oggi dell'arcipelago toscano, che ci consente già di pensare a un sistema di rete. Per il comune di Piombino è intervenuto l'assessore all'ambiente Marco Chiarei, che si è dichiarato soddisfatto del risultato raggiunto insieme ai comuni dell'arcipelago. E alla domanda sulla polemica apparsa sui giornali oggi, che ha visto il comune di Capoliveri disertare la seduta proprio per la presenza di Piombino, Chiarei così ha risposto. Io sinceramente non ho compreso il significato di questa polemica. A me dispiace che ci sia stato inserito degli elementi estranei a questa giornata, quindi non posso fare altro che invitare il sindaco Barbetti a venire a Piombino, e dove lo accoglieremo con tutti gli onori del caso, magari in occasione di qualche iniziativa proprio legata al santuario dei cetacei.